Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi, come vedete, sono appoggiata, ma non sono appoggiata sul tavolo, ma sono appoggiata su un grosso scatolone che mi è appena arrivato, che è questo scatolone qua della Bottega Verde. Quindi questo sarà un video spacchettamento. Io non avevo in programma di acquistare nulla in realtà in questo periodo, però mi sono ricordata che avevo un buono da spendere, appunto sul sito Bottega Verde. Entro qualche giorno perché poi sarebbe scaduto e quindi mi sono subito affrettata perché altrimenti sarebbe andato perso e sarebbe stato veramente un peccato. Io ho ottenuto questo buono perché avevo fatto un ordine e i prodotti che avevo ordinato non erano poi risultati disponibili in magazzino e quindi mi hanno chiesto se volevo un buono da spendere per altri prodotti o se volevo un rimborso. E io ho scelto comunque un buono perché comunque non si trattava di una cifra altissima e ho pensato di ordinarmi delle altre cose. Prima di aprire il pacco, devo dire che la nota dolente è che Bottega Verde ci ha messo veramente tantissimo tempo a farmi recapitare i prodotti. Perché io li ho ordinati e nonostante sul sito ci fosse scritto che sarebbero arrivati entro 48 ore, sono arrivati ben 15 giorni dopo. Quindi secondo me è un tempo veramente inaccettabile, perché comunque se scrivi sul sito 48 ore, poi non puoi mandare i prodotti in casa delle persone dopo 15 giorni. Secondo me non è un buon biglietto da visita per l'azienda. Questo mi permetto di dirlo, di fare questa piccola critica, perché comunque secondo me questi aspetti sono importanti, esattamente come la qualità dei prodotti. Però basta con le chiacchiere e apriamo il pacco Bottega Verde e vediamo quello che c'è dentro. Utilizzerò le mie solite forbici per aprire il pacco, quelle con i gufetti, non so se le avete già viste, se avete visto l'altro video spacchettamento, probabilmente sì. E quindi andiamo ad aprire il pacco. Allora, vediamo, io siccome sono passati 15 giorni, alcuni prodotti me li ricordo bene, altri sinceramente non mi ricordo cosa ci ho messo, anche perché poi c'erano degli omaggi da scegliere, quindi c'erano anche altre cose da poter, diciamo, inserire nel carrello. Adesso cerco di aprire questa scatola che è chiusa veramente molto bene, devo dire. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Intanto c'è un imballaggio enorme, quindi c'è un sacco di carta. C'è un sacco di carta, ragazzi, veramente quasi più carta che prodotti. Vediamo di appoggiare tutto per terra. Ah, ok, allora, cominciamo. Ho pensato di mettermi qua perché riesco a farvi vedere le cose molto meglio. Vabbè, la scatola è enorme, quindi adesso io la apro e la sposto di lato. Vi faccio vedere soltanto così a grandi linee cosa c'è dentro. Vi dico subito che c'è un calendario dell'avvento di Bottega Verde, perché quando ho scoperto che avevo questo buono, ho comprato il calendario dell'avvento Bottega Verde, ma lo lasciamo alla fine anche perché è in fondo a tutto il resto. Quindi cominciamo dal primo prodotto. Allora, il primo prodotto è una crema per le mani Iris, è questa. Sentiamo subito il profumo. Buonissima, veramente buonissima. Proviamo, facciamo anche una prova. La metto subito così vedete magari anche la consistenza che ha. Questa è la consistenza della crema. La vado a spalmare sulle mani. Io la spalmo sempre sui dorsi perché la crema unge e quindi io per non ungermi le dita la spalmo sempre così, quindi non è che sono impazzita, è che faccio sempre così per non ungermi poi le mani. Direi che è molto fresca, ha un buonissimo profumo e anche un bel packaging, devo dire, perché comunque questa confezione così con l'iris disegnato sopra, secondo me è molto molto carino. Andiamo a vedere gli altri prodotti. Non c'è molto perché il mio buono comunque non era così alto come cifra, quindi diciamo che potevo prendere giusto il calendario dell'avvento e la crema per le mani, però c'erano degli omaggi che io potevo scegliere perché con l'ordine online potevo scegliere degli omaggi e io ho scelto questa mini box, questa bellissima scatolina, questa mini box, c'è anche scritto, vedete, che è gratis perché è un omaggio. E non so che cosa contiene, quindi andiamo a vedere insieme cosa c'è dentro.
Allora, vediamo, sono molto curiosa. Ah, bene, questa la volevo provare, cioè la crema per il corpo al pepe rosa. Questa mi incuriosiva tantissimo, l'avevo vista sul sito ed ero veramente curiosa, voglio subito sentire il profumo. Buonissimo, veramente un buonissimo profumo. Non so se qualcuna di voi ce l'ha, l'ha provata, è veramente un buon profumo. Poi magari vi farò sapere come mi trovo, anche proprio come crema. Poi cos'altro c'è? Vediamo. Ah, c'è un'altra crema mani, Argan del Marocco. Argan, non so come si pronuncia. Questa in realtà ce l'avevo già, perché me l'avevano regalata l'anno scorso, quindi questa ce l'ho. Vabbè, quando finirò quella che ho, magari comincerò ad utilizzare questa. Comunque mi sono trovata bene, insomma, niente di eccezionale, ma insomma, più o meno va bene come crema mani. E poi qui c'è una crema viso giorno, vediamo un po' cosa dice, rigenerante globale antirughe. Questa è una crema viso giorno. Ecco, come crema viso non ero messa tanto bene, perché ne ho solo una della Neutrogena, con la quale tra l'altro non mi trovo neanche proprio granché bene, quindi sono contenta di poterne provare un'altra. Ecco, questa era la scatolina che conteneva questa mini box. Poi ci sono semplicemente dei campioncini di questo genere. Apriamo e vediamo cosa c'è. Allora, qui c'è il latte corpo con acqua boccioli di rosa, quindi anche questa da provare, non l'ho mai provata. Poi c'è un profumo frutteto del sole, questo anche non l'ho mai provato, quindi mi fa piacere provarlo. C'è una crema idratante per i piedi per la secchezza, questa invece l'avevo provata l'anno scorso, mi ero trovata molto bene, quindi sono contenta di averne ancora un po' da poter utilizzare. E poi c'è una crema viso notte all'acido ialuronico, anche questa non l'ho mai provata, quindi sono contenta di provarla. Bene, è arrivato il momento del calendario dell'avvento. Ha una bellissima confezione, eccolo qua. Si presenta così, a formato libro, e ha il fiocchetto laterale. Adesso sposto un attimo questo, perché altrimenti precipita tutto. Lo andiamo ad aprire insieme e vediamo com'è all'interno. Poi, come sapete, io le finestrelle le aprirò giorno per giorno a dicembre, quindi il video sui due calendari dell'avvento che ho, questo Bottega Verde ed Essence, lo farò dopo Natale. Si presenta in questo modo, con tutte le finestrelle da aprire giorno per giorno. Veramente molto molto carino, mi piace molto come confezione, perché appunto è formato libro. Io vedo che qualche finestrella non ha proprio ottenuto la chiusura, perché è un po' aperta, ma io, che sono bravissima, non vado assolutamente a sbirciare, perché per me la gioia del calendario dell'avvento è quella di aprire giorno per giorno le caselline. Infatti io ho visto molti video di ragazze che mostravano il calendario dell'avvento e lo aprivano subito, quindi facevano vedere quello che c'era dentro. E io sinceramente sono rimasta un po' colpita, perché ho pensato che l'essenza del calendario dell'avvento veniva un po' a mancare, però ovviamente non è una critica, è soltanto una cosa che ho pensato lì per lì. Comunque, questo è il calendario. Poi dopo Natale vi farò il video, vi farò vedere tutto quello che c'era dentro. Questi sono i prodotti che c'erano all'interno, quindi una crema corpo, due creme mani, una all'iris e una all'argan del Marocco, poi c'è una crema viso e ci sono tantissimi campioncini da provare. Quindi sono veramente molto soddisfatta di questo ordine che ho fatto, e anche soddisfatta degli omaggi che ho trovato. Questi erano i prodotti, spero di avervi tenuto compagnia con questo spacchettamento. Vi do appuntamento al prossimo video. Mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e come al solito vi mando un bacio enorme.